dovesse piacerti il video, metti un bel like. Pierluigi Pardo e Stefano Nava sono pronti, siamo pronti per raccontarvi la sfida che sta per cominciare. Speriamo siano 90 minuti divertenti. Davvero, Pier? Ecco la formazione titolare del Barça. Hanno optato per il 4-3-3 classico con due attaccanti rapidi e una punta centrale di peso. Modulo che dovrebbe esaltare la velocità degli esterni. Prevedo duelli infuocati sulle fasce. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Per questa sfida adottano una variante più offensiva del classico 4-5-1 con due centrocampisti in grado di trasformarsi in attaccanti aggiunti sul ribaltamento. A loro l'allenatore avrà chiesto di spingere per dare manforte all'unica punta schierata oggi in campo. Ci sono metri a disposizione. Cercano spazi. Sarà la Juve a riprendere il gioco con la rimessa laterale. Alessandro. Palla recuperata dagli avversari. Si avvicina all'area. Sventa qui la minaccia. Bonucci. Occhio al contropiede. Dybala! Ed è gol! Rete! Sono riusciti subito a sbloccare. Dopo una splendida giocata si ritrova davanti al portiere. Non si può fallire da lì. Grande eleganza nel tiro. Ha piazzato benissimo il pallone. Davvero un gol di precisione formidabile, Pierluigi. Si riparte con la Juve in vantaggio nel punteggio. Rakitic. C'è spazio per andare. Ottima la copertura. Senza problemi qui per la difesa. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Suarez. Il pistolero Luis Suarez può riportarla in parità. Nulla da fare, era una buona opportunità per pareggiare. Avrà modo di riprovarci, non è uno che si abbatte facilmente. Chiellini. Mandžukić. Alessandro. Guadagna metri verso l'area. Higuain. L'arbitro ferma tutto e concede una punizione per questa posizione di offside. Era una buona possibilità, ma insomma fuori gioco c'era. Rakitic. Si ripartirà dunque col calcio di punizione per la Juve. L'infortunio è stato meno grave del previsto, anche se sembra ancora un po' sofferente. Sventa qui la minaccia. Busquets. Rakitic. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Suarez. Busquets. Occhio al suo movimento. Palla che termina in out. Dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Jordi Alba. Busquets. Rakitic. Prova ad attaccare il Barça nella metà campo avversaria. Prova ad andare ed è gol di Iniesta. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Khedira. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Iniesta. Guadagna metri. Buono il tocco dentro. L'anticipo del difensore. Messi. Grande entusiasmo per il gol che vale il vantaggio.
Si ricomincia con la Juve in svantaggio. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. La Juve a caccia del gol. Interrompono bene l'azione. L'arbitro manda tutti nei... Sostituzione per il Barça. Calcio d'inizio della ripresa con la Juventus in possesso. Ci sono metri a disposizione. Iniesta! Sbaglia tutto, pallone che finisce sul fondo. L'appoggio di testa al compagno. E possono ripartire. Denis Suarez. Punta l'area. Recupera un pallone importante sulla fascia. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico. Può colpire da lì. Grande intervento del portiere. Sarà tiro dalla bandierina per il Barcellona. Iniesta. Busquets. Mandžukić. Occhio, cerca l'area di rigore. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Sarà la Juve a riprendere il gioco con la rimessa laterale. Dybala. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. C'è spazio per andare. Tocco di ritorno. E il pallone se ne va via. La manovra interrotta senza problemi. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Messi. Cercare il buco della difesa avversaria. Ecco il tiro. Poteva essere il gol della sicurezza. Sì, una vera buona occasione questa. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Si ripartirà da una rimessa del portiere. Lo ferma, ma non controlla. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. Ha deviato il pallone in out, concedendo la touche, la rimessa laterale. Continuano a girare palla, cercando il momento giusto. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. L'uscita del portiere di pugno. Pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia, e allora continua a incitare la squadra. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio, vedremo come sfrutteranno questa occasione. Cuadrado. Siamo entrati negli ultimi 8 minuti di gara. Intercetta un pallone pericolosissimo. Manca poco al termine della gara, con questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese. Arbitro che ferma il gioco e assegna il calcio di punizione. È rosso, che ne pensi, Stefano? L'arbitro non poteva fare altro, Pierluigi. Ultimo difensore, chiara occasione da gol. Umtiti! Ha avuto una grande chance per segnare e cambiare la storia, ma l'ha sprecata malamente. Pallone che si è perso abbondantemente sul fondo. Ah, non si dà pace per questo errore e fa bene. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire.
Jordi Alba prova ad attaccare il Barça nella metà campo avversaria. Parte il traversone. Possono provare a chiudere la partita. Attenzione al corner. Sventa qui la minaccia. Occasione. Non si dà pace.